Dunque ragazzi, prima di partire con gli esercizi, ricordiamo che la congiunzione è la parte invariabile del discorso che unisce, secondo un criterio logico, due parole, come libri e quaderni, o due frasi, come credo che mi fingerò malato. Secondo la forma, ne abbiamo di semplici, composte e locuzioni. In questo caso congiuntive. Vieni tu alla lavagna ad aiutarmi con qualche esercizio, Moretti, dal momento che mi sembri poco convinto. Bene, ci ricordi, Ferrari, i due tipi di funzione che svolgono le congiunzioni? A seconda del tipo di rapporto logico istituito, la congiunzione può essere coordinante, cioè che collega due parole o due frasi mettendole su un piano di parità, oppure è subordinante, che collega due frasi mettendole in rapporto di dipendenza. E allora procediamo con gli esempi. Moretti, ho il dubbio che non ti ricordi più l'argomento. Che cosa possiamo dire di questa coppia di frasi? Che potrebbe avere ragione, prof. Dai, la congiunzione che introduce una subordinata dichiarativa, che in questo caso spiega il dubbio del prof. E se consideriamo sono disposto ad aiutarti, benché tu sia un po' indisciplinato, lo capisci che è una subordinata concessiva, vero? Tutto mi sarei aspettato. Perché essere interrogato proprio oggi? Va a posto, Moretti, concludo io. La parola che, ragazzi, ricopre un gran numero di funzioni, oltre a quello di congiunzione subordinante, quando unisce due frasi. Giovanna crede che tutti siano disposti ad aspettarla. Può essere aggettivo interrogativo, come a che ora vieni? Oppure aggettivo esclamativo, che bella idea! O ancora pronome relativo. Avrà un bel voto lo studente che sarà attento. Pronome indefinito, quel tipo ha un che di strano. Pronome interrogativo, che potevo rispondere? O infine, pronome esclamativo, che mi dici?